la mano, è l'ottobre del 96 in riva al mare a Cesenatico con Christine, la ragazza danese, il suo amore, una ragazza dolce. Marco Pantani abbandona la sua riservatezza 8 anni fa, era davvero un altro. In attesa di tornare alle grandi corse dopo l'ennesimo brutto incidente, raccontava così l'incontro con la sua fidanzata. Sicuramente in questo momento della mia vita ho avuto più tempo da dedicare a me come uomo e quindi ho conosciuto questa ragazza ancora quando avevo le stampelle. È nata così una storia molto, molto bella, però non ci sono dei progetti perché penso che sia ancora presto. Di voi regna di più l'allegria, la tristezza, la voglia di progettare il futuro oppure si va avanti giorno dopo giorno? Ma credo che esistono tutte queste sensazioni che tu hai detto, esistono momenti di allegria e momenti magari di problematiche che chiaramente esistono. Ma sai che Pantani fra poco dovrà riprendere a gareggiare, non potrà più passeggiare con te sulla spiaggia? Lo so, ma è sua vita, è così. L'accetteresti? Sì, sì. Magari mi sentirò da sola, così, ma è così. Com'è stato il primo incontro? Ma in discoteca. Allora, un atleta va anche in discoteca? Ma andava, no? Non camminava quasi, allora... Era lì a vedere gli altri che saltavano, lui con la stampella non poteva saltare. Ero a cercare Cristina. L'hai trovata subito Cristina? Ma dirò che così è stato un po' anche un per caso. Ci siamo conosciuti molto, molto lentamente. Probabilmente né io e né lei pensavamo che sarebbe successo qualcosa come questa storia, poi invece abbiamo scoperto di avere delle affinità, probabilmente molto, molto più di quello che lei lasciava intravedere, perché quando l'ho conosciuta e ballava in discoteca, aveva un aspetto e una grinta particolare. Cristina, invece non sei aggressiva, grintosa? No, dai, ho la grinta come tutti, sai, un po', no? Ma aggressiva, dai, è normale. Beh. Hai messo paura all'inizio a Marco Pantani? Sì, ma la musica ispira, così. Ma... E così piano piano avete cominciato a parlare, è nato un qualcosa di diverso. Sì. Del carattere di Marco, cos'è che ti piace più? Oh, c'è tanto. Tanto, non so cosa dire, perché ti dico una cosa, lascio fuori un altro, allora... Sì, però una cosa principalmente, la cosa che ti piace più è perché è gentile, perché è grintoso, è caparbio. Non so, buono. Aspetta, no? Adesso lo finisco. Thank you.